Ciao ragazze, sono qui per mostrarvi gli acquisti creativi che ho fatto nell'ultimo periodo. Allora, la settimana scorsa, dopo aver fatto la mammografia, che è sempre un esame che mi terrorizza per il dolore, perché io soffro sempre tantissimo nel farla, mi sono gratificata, dopo che è finito, insomma, che poi non ho sofferto neanche così tanto questa volta, mi sono gratificata, siccome è vicino al centro commerciale, quello ad Affi, questo posto dove fanno questa mammografia, è un centro diagnostico, mi sono gratificata passando da Sensorize e non ho potuto resistere nel vedere insomma queste salviettine con gli unicorni che poi in realtà insomma dentro sono normali, sono bianche normalmente e hanno una buona profumazione da cotton candy, non so, vabbè, sanno da caramella, ecco, da caramellina. Insomma, mi piaceva troppo gratificarmi con qualcosa, quindi quando ci si deve gratificare va bene qualsiasi cosa. Poi ho preso anche questi fazzolettini che sono da tenere in borsa, che comunque si può mantenere, insomma, tenere la confezione e poi sostituire. Sono bianchi, normali. Poi dopo, sempre lì, ho trovato questa bellissima penna, siccome faccio la raccolta delle penne, e adesso le metterò in un portapennelli, sapete, di quelli chiusi a busta con tutti gli elastici. Invece di togliere i pennelli, metterò dentro tutte le mie penne, perché insomma mi piace questa collezione. Ho preso questa con la volpina, che costa 3,90 euro, di quelle a scatto con vari colori, e poi ho preso questa con gli unicorni, che però voi vedete qui due colori, uno turchese e uno giallo, ma in realtà sono blu e rosso, blu questo e rosso questo, beh comunque sono dei classici colori, voi basta che cliccate, e questa andrà nel giveaway che sto preparando natalizio, che partirà prima di Natale, ma vi sto preparando insomma un giveaway molto carino dove ci saranno naturalmente gli unicorni e poi anche altro, eh. E poi questa penna, non ho saputo resistere a questa penna che mi piaceva troppo, con queste fantasie, mi ricorda il Messico, forse troppo pastellata per essere Messico, comunque mi piace molto. E quelli sono stati le cosine per gratificarmi. Poi, vabbè, graffette che ho trovato in un semplice supermercato, graffette così pastellate, non le avevo mai viste, con questo rosa molto, molto pastello, questo arancione, di solito le trovo sempre in colorazioni molto più forti, 1,90 euro a pacchetto. Poi, vicino a casa, ho trovato questi timbrini, in un negozio vicino a casa, questi timbrini, queste sono amiche farfalle e sono carinissimi. Su Instagram ho messo le varie timbrature, questo è i colori, però io preferisco sempre il nero che i colorati, e queste sono tutte le farfalline, sono molto molto carini. Una confezione costa 5,90 euro, vedete, ci sono tanti tipi di farfalline, vediamo se riesco a trovare. Ecco qua, vi faccio vedere i vari timbrini, questi qua con le farfalle, e poi ho preso questi amici della giungla, che in realtà ci stanno anche le volpi, quindi sarebbero anche del bosco, insomma. Ci stanno tutti gli animaletti, che sono questi: l'elefante, il leone, il koala, la volpe, la tigre, l'ippopotamo, la zebra e la scimmietta. E sono carinissimi, vi faccio vedere, anche qui c'è il suo timbro, sarebbero per bambini, ma ovviamente io, siccome, vabbè, volevo farvi vedere il colore, comunque sono questi colori, non riesco, eh sì, scusa, tirarlo fuori, eccolo qua, guardate che bello, veramente molto bello, sono carini, vanno bene, insomma, io col nero preferisco piuttosto che i colori. E poi ho preso quelli. Poi sabato, facendo un giro con mia figlia, giretto del sabato che facciamo sempre io e lei, ho trovato questi meravigliosi biglietti di auguri. Io non amo le cose natalizie, però devo dire che queste immagini di Rachel Helen, della quale avevo preso, mia figlia ha detto che si dice Rachel dovrebbe essersi, avevo preso anche dei post-it su Etsy, dei disegni fatti da lei, dove avevo preso altre immagini, naturalmente non natalizie, ma è troppo bello. 3,50 euro, lo metterò nell'agenda o me lo metterò qui sopra sul tavolo. Insomma, mi piaceva troppo questa renna con gli occhietti e questi pinguini. Poi, come non resistere a quest'unicorno, che è troppo bello, anche questi sono biglietti di auguri, 3,50 euro all'uno. Si è speso un botto di biglietti di auguri, però mi piacevano troppo perché questo andrà nella mia agenda unicorni. È troppo bello, vediamo com'è dietro. Ah, ma mi sa che si. Ah, ma.
Non capisco. Ah, perché si incolla. No, niente, che cosa sto dicendo? Niente, non succede niente. Ci si scriverà sotto? Boh, vabbè. Cute cats. Cute, vabbè. Questo, con un'icona, poi qui ci sarebbe la busta, sì, sicuramente si scriverà sotto, ma è carinissimo, con una bella bustona. Si fanno gli auguri, ma che è che io vado a fare gli auguri per 3,50 euro con questa meraviglia? Ma questo me lo tengo, ovvio. Stessa cosa, il ricetto che andrà sicuramente, se avete visto il video delle agende, andrà nell'agenda del bosco perché quello è il suo ambiente. Io trovo che sì, praticamente questo fogliettino sotto sicuramente sarà per scrivere, credo. Ah no, sono per tenerli in piedi. Ecco, eh sì, per tenerli in piedi, ma è fighissimo. Allora, che cavolo, scrivono biglietti di auguri? Vabbè, insomma, il ricetto, e poi dopo vedremo cosa fare. E poi non lo apro. Il cupcake che va sicuramente nell'agenda golosa. Invece, quello che ho qui davanti sono acquisti fatti online. Spostiamo un po' di roba prima che mi cada. Fatti da un sito che è Brico Tutto, che è a sede a Venezia. Io, vedendo sede a Venezia, ho detto questi spediscono velocemente. Sti cazzi, invece, hanno spedito molto lentamente. Vabbè, l'avevo letto dopo che c'è la spedizione di 7-10 giorni per spedire. Comunque, sono da Dolo e ho acquistato queste cosine perché ho visto che aveva dei prezzi più vantaggiosi di altri negozi. Allora, partiamo intanto con le campanelle, che sono un po' grandine, direi, per fare i charms, perché si fa fatica a capire dal video e poi io non sto lì a misurare. Sono da 10 mm e ne ho prese comunque da un altro sito che mi deve arrivare, che sono perline Fimo, una roba, già ne ho ordinato altri accessori e ne arriveranno delle campanelline un po' più piccole, credo. Vabbè, campanelline. Poi ho voluto prendere questi, sono delle calamite da borsa. Quelle da borsa, perché volevo provare a vedere se a fare una chiusura dell'agenda con queste calamitine. Volevo vedere, insomma, no? Se riesco a inserirle dentro nella fettuccina e nella parte interna e vedere di chiuderle. Adesso qui, ah sì, ecco, perché c'è comunque un adesivo. E vedere, insomma, se riesco. Sono quelle da borse, queste qua, e volevo provare nuove emozioni per le mie chiusure delle agende. Poi ho preso questi mini pony parade, che sono, io pensavo che fossero unicorni, e sono dei bottoncini praticamente, che comunque utilizzerò anche nelle Midori, infilate dentro nell'elastico, non sono brutti, 2,70 euro. Poi l'unica cosa natalizia che ho voluto prendere è questo, che sono questi ritagli 18 reversibili di cazzo, addizionale, sì, di cazzo, insomma, questo modo di dirlo così. Ma si dice così in inglese, scusate, lo so che non è proprio bello, però si dice così. Poi, eccoli qua, che sono questi ritagli. Ah, che sono sia davanti che dietro. Guardate che carini, con queste renne, la nonna, Babbo Natale. Ma sono carinissimi. Vabbè, pan di zenzero, stupendo, avanti e dietro. Questo è un cartoncino che si può utilizzare, basta. Sono questi tre cartoncini, 2,70 euro. Poi dopo io, lo scopo dell'acquisto sono stati questi blocchi, che venivano molto meno che non in altri siti, anche se d'ora in poi non acquisterò più carte, perché, come dicevo nel video delle agende, su Etsy c'è veramente di tutto a poco. Con pochi euro vi vengono 12 fogli di illustrazioni per fare tantissimo. Ah, poi trovi tutti i temi che volete: musica, mestieri, make-up, tutto. Cioè, se uno ha un'amica che magari è appassionata di make-up, può stamparsi le immagini e fargli un'agendina, un qualcosa di regalo, no? Ci sono tanti modi. Una ragazza mi chiedeva: fai un video sui regali da poter fare a Natale. Ma ci sono tantissime idee, io starei sempre sulla carta, ecco, cose fatte con la carta, perché io adoro, tanti mi dicono prova a fare l'agenda fatta così, prova nella. Ma io con la carta mi ci trovo talmente tanto bene che, vabbè, comunque, ho preso questo blocco, 14,50 euro, mentre su altri siti costava 18,50 euro, che questi qua sono la Echo Park, o Echo Park, Echo sarà, se dovessi dirlo in spagnolo, vabbè, comunque, Echo Park sarà. E Paper Company, questa è la Fine and Dandy Collection Kit e sono ben 12 fogli su tutte e due le facciate. Questa cosa mi piaceva, double side. E poi
grandi come piacciono a me, che sono 30x30 questi, o 30,5x30,5, e in più regalavano, che regalavano, regalavano un cacchio, c'erano gli adesivi. Allora, questo che non è che mi piace tantissimo, però mi piace il dietro e quindi può andare bene. Poi le tartarughine sono stupende con dietro i pois. Questo bellissimo con il latte e la petta, e dietro c'è questa bellissima fantasia. Io più che altro li prendo per fare appunto le agende, le midori, i quadernetti, i taccuini. Guardate che bella questa. Farfalle e pois verdi. Che meraviglia! Gli uccellini sulle bandierine e queste esagoni. Sembra quasi una delle cellette, insomma, per le apette. Fiori e col rosso. Le apette, molto carino, con queste cellette qua col miele. Righe. Fiori gialli, fiori quadrati, poi ci sono queste da fare, da tagliarsi per fare le card, e dietro è fatto in questa maniera. Ancora card da potersi ritagliare per chi ama nelle agende inserire, insomma, varie frasi, cose così. Che carino questo! Questo si può ritagliare e fare dei segnapagina, insomma. E dietro ci sono, oh, che meraviglia, questo con le note musicali, mi piace molto. E poi c'è il foglio degli adesivi, qua con tutte le lettere, i fiorellini, le note musicali, varie frasi. Questi sono tutti adesivi, eh? Molto, insomma, direi che per 14,50 euro, ma non è finito, perché poi c'è anche questo con tutti gli altri adesivi. Comunque, io vi sotto vi metto il link del sito. Brico tutto, ha tantissima, tantissima roba. È un po' incasinato come sito. Ci vuole molto. Io ho ordinato il 3 novembre e mi sono arrivati oggi, che sono il 14, quindi 11 giorni. Spediscono con GLS. Spese di spedizione sono 5,50 euro. Comunque, molto carino. In altri siti, questo blocco, questo set di carte, costava molto di più. Contate che ci sono anche gli adesivi, molto, molto belli. E vabbè, anche se penso che saranno gli ultimi che prenderò, se ne stanno andando. Poi, vabbè, quando ho visto questo, ho detto lo devo avere, meo, perché meo, non posso non prendere qualcosa ispirato ai gatti. Io sono sempre alla ricerca di carte con i gatti, infatti poi su Etsy ho guardato e c'erano, ma ormai queste le avevo già ordinate. Avrei potuto con pochi soldi prendermele, anche se queste sono bellissime, sono dei cartoncini stupendi. Eccolo qua, anche questo. Stessa cosa, Echo Park Paper, sempre grandi. Qui ci sono già le carte iniziali, quelle insomma da ritagliare. Stupendo. Non so se ci sia anche per i cani, credo di sì, per chi ama i cani, vada a vedere. Ah, ma però sono uguali. Ecco, adesso che vedo, sono identici. Bene. Oh, primo foglio, righe. E questo. Non è che mi piace molto, credo fossero zampette, ma non sono zampette, insomma, il primo. Ah, questo invece ha due fogli per ogni immagine, quindi vabbè, questa è uguale. Questa non è la meraviglia delle meraviglie, cioè per chi ama i gatti è uno spasso, e dietro ci sono i pescetti, molto bene, guardate che belle, due così uguali, pescetti e pescetti. Poi un'altra di queste qua, che si può utilizzare anche questa, insomma, o per fare delle, bah, non lo so. Comunque molto carine anche queste due, con le scatolette del cibo, le scritte, le zampette, molto carina. Questa è meravigliosa, tutta a zampette. Vediamo cosa c'è dietro, avevo guardato. Ah no, dietro c'è giallo. Poi questi qua con le zampette sono stupendi, mi piacciono troppo. E dietro appunto i pois rosa, questo rosa cipria bellissimo. Questo con l'azzurro dietro, molto carino. Qui praticamente sono doppi. E poi abbiamo gli adesivi. Gli adesivi sono solo un foglio. E beh, ma sono veramente, veramente carini. Pensate che da solo una carta così di solito di questo tipo per scrapbooking costa anche 4-5 euro, lo pagate, su dei certi siti. Però insomma mi sembrava appunto vantaggioso come acquisto. Però siccome poi io questa roba non arrivava mai, io volevo assolutamente dei cartoncini, ho ordinato anche da Amazon, perché io non sono capace di attendere. In settimana ho ordinato da Amazon per vedere se volevo assolutamente dei cartoncini. E c'era l'offerta che se prendevi, mi servivano anche appunto dei laccetti così, questi qua sono gli elastici, quelli per le midori, vedete?
Rosa l'ho preso e questo che mi servirà per il giveaway, da mettere nel giveaway, non la matassina, ma sto facendo appunto delle cose con questo colore e mi servirà l'elastichino. Io li ho già provati, questi qua di Amazon, e mi ci trovo molto bene. Adesso non so la marca, comunque ve lo scrivo sotto, perché quelli presi da AliExpress ne ho presi tanti, ma sono tanto fini come elastici, mentre questi sono già un'altra misura, vanno già meglio. Vedete che questo è molto fine, mentre questo è più grossetto. Questo deve essere da 1 mm, credo, e questo da meno, insomma, metà sicuro. Va bene, questi due che dovrebbero venire sui 4 euro l'uno sono quegli articoli plus, cioè se tu raggiungi i 20 euro nell'ordine, questi due vengono a un prezzo ridotto, perché una volta solo questo rosa l'avevo preso a 8 euro, quindi era conveniente. E vabbè, mi sono lasciata tentare da questo blocco di carte. Ho detto, dai, vogliono che spendo 20 euro e vogliono farli contenti. Poi spendo anche molto di più, tra l'altro, perché. Allora, questo blocco di carte, ho detto, può sempre andare bene, non si può rifiutarsi di comprare. Qua è stupendo. Questo viene 18 euro, sempre di quelli grandi. Questa è la, penso, la design, designer, quella che l'ha ideati. Vabbè, andiamo a vedere. Pick and mix 12x12, quindi 30,5 per foglio. C'hanno anche, sono 48 fogli, 3 fogli per 16 disegni, 200 grammi di 200 grammi di, un attimo, ecco qua, l'ho aperto perché aveva lo scotch e andava a finire che lo rovinavo. Quindi sono per 200 grammi, quindi sono abbastanza. Questi qua della Echo Park saranno, Echo Park saranno 170 grammi. Questi sono 200, vero? C'era scritto. Quindi sono belli, belli grossetti. Guardate che bello questo. Ah, che meraviglia! Questo per fare delle cose veramente chic. Tre fatti in questo modo, tre così. Che meraviglia! Però sono bianchi dietro, quindi per forza vanno decorati anche dietro. 3, poi questo nero così. Sì, questo è per delle cose un po' più chic, ecco. Non rispecchia molto i miei gusti questo. Io amo più le cose pucciose. Questo è bellissimo invece. Questo è proprio bello. Una bella agenda così me la vedrei. Stupendo. Proprio belli questi cartoncini. È un'ottima marca questa. La Team Craft, com'è che è? Che marca è? Non c'è scritto. Ah, First Edition Paper. Blu. Poi rosa, così con queste. Sembra incredibile, molto bello. Tre, poi altri tre così. Sono tutti i libri messi in pila. In pila. Boh. Questo. Tutti luminosi, guardate che bello questo con le stelline, è stupendo. Quindi tre, un bel blocco, tre, vero? Non è che me ne hanno ciulato uno, no? Poi rosa. Ah, questi sono decorati invece dietro, ma dai, bello, bello, questa cosa mi piace molto. Poi verde, col verde dietro. Questi, poi va tutto insieme anche gli occhi a vedere sta roba, bellissimo. Questo fatto in questo modo, giallo, nero, nero, a me non piacciono tanto questi neri, così, con i cuoricini. Poi c'è rosa puntini, via veloce, andiamo, giallo. Che carino questo con queste X, con giallo X, questo con tutti i puntini colorati, molto bella questa parte qua. Ecco, io userei questa, molto bello. E poi per ultimo questi qua, rosa, veramente bello, rosa giallo con questi, con tutti questi puntini bianchi. Li vedete voi i puntini bianchi? Ma sono veramente belle, veramente bello, un bel blocco che può essere utilizzato per tutte le mie solite creazioni che amo fare, che mi rilassano tanto. Basta, questi sono gli acquisti del periodo.
Penso che d'ora in poi farò soltanto, stampo soltanto da Etsy, adesso di materiale ne ho tanto, quindi insomma ce n'è un bel po'. Mi deve arrivare, una confezione di fogli adesivi, perché li ho terminati. I fogli adesivi sono ottimi per stampare. Ogni tanto mi compro anche la cartuccia colore. Io la cartuccia nera non la uso mai per la stampante, solo cartuccia colore. Ho trovato in giro l'Auchan, costa 16 euro e qualcosa, il posto dove costa meno anche di Amazon. Basta, ho finito troppo lungo questo video, ma spero insomma di avervi dato come sempre delle idee, di avervi fatto un po' di compagnia su cose che mettono allegria perché c'è tanto colore. Un bacione a tutte, alla prossima, ciao ciao!